Un gol al 90esimo la settimana prima con i Satermete lancia la Sampierani in classifica, che attesa in esterna dall'esame Granata, protagonista di un ottimo pareggio conquistato sul campo della capolista Torconca nell'anticipo del sabato. Arbitra la gara Enrico Lelli della sezione di Cesena, coadiuvato da Manuel Bellavista e Jacopo Gioacchini della stessa sezione. All'andata in Granata si impose per 1-0. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini entriamo nel vivo della partita giocata al Ghezzi. La prima azione porta la firma ospite, traversone insidioso dalla sinistra con Lanzi spaccato, che non riesce ad incidere. La replica dei Granata è affidata al tiro di Sacchetti, nel Derbyshire è bravissimo nella ribattuta e nell'anticipo su Ambrosini. Dall'altra parte Narducci fa le prove dei gol direttamente a calcio piazzato senza trovar fortuna. Sul capovolgimento di fronte Ronchi lanciato a rete a sprecare l'occasione del possibile 1-0, l'attaccante è costretto a defilarsi con il pallone che si spegne alto. 1-2 micidiale della Sampierana tra il 16esimo e il 18esimo. Dall'angolo Lanzi svetta di testa e buca la porta difesa da Venghi, trovando il vantaggio bianconero e l'abbraccio dei compagni. Neppure due giri di lancette, Narducci direttamente a calcio piazzato indovina l'angolo alla sinistra di Venghi. 0-2 e Granata che rimane stordito e purtroppo non si riprenderà più. E lo stesso Lanzi, servito in area di rigore poco dopo, a calciare in bocca a Venghi, che risponde di piede. I bianconeri arrivano al tris procurandosi un calcio di rigore. Dal dischetto Pippi fa 3-0. E ancora Pippi tre minuti dopo a calciare in bocca a Venghi. Il Granata si divide dalla parte opposta recriminando per un fallo di mano non sanzionato dal direttore di gara. Sul fine di tempo Sacchetti segue la solo di Ronchi ma scarica sul fondo. Squadre a riposo sullo 0-3. Intanto Barontini chiama raccolti i propri uomini per le consuete disposizioni. La giornata nera del Granata si comprende all'inizio di ripresa da un angolo che poteva essere un comodo assist per tentare la via dei gol. La chance viene sprecata banalmente, permettendo alla Sampierani in contropiede di dirigersi in porta con addirittura due uomini che davanti a Venghi non sbagliano. Doppietta per Pippi e poker bianconero con Venghi che ci mette inizialmente una momentanea pezza ma nulla può sul tapin dell'attaccante. Il Granata dall'angolo si rende pericoloso con Baldani, ma il colpo di testa termina sul fondo. La Sampierana si diverte e spreca prima con Lanzi, per poi vedersi annullare un gol per fuorigioco proprio allo stesso numero 9. Granata che termina la giornata nera procurandosi un rigore con Pellegrini, ma sbagliandolo con Brighi. Fine dei giochi, Sampierana che ottiene 3 punti che saranno di playoff per il Granata, giornata nerissima da dimenticare alla svelta.